È chiamato il sindaco Santo e il processo di beatificazione è effettivamente in corso, ma Santo lo chiamavano inizialmente i fiorentini poveri della mensa di San Procolo, che gli riempivano le tasche di biglietti con richieste di aiuto ogni volta che lo incontravano per strada, e succedeva spesso. Perché Giorgio Lapira, sindaco di Firenze, membro dell'Assemblea Costituente e più volte deputato della Repubblica, ha rivolto soprattutto a loro le sue azioni, tanto da essere più volte criticato per il suo comunismo bianco. Non è carità, è giustizia, rispondeva chi obiettava che troppi soldi pubblici venivano spesi per i poveri. Lapira, nato da una modesta famiglia di Pozzallo, in Sicilia, il 9 gennaio del 1904, era soprattutto uomo di fede. Da giovane studiò a Messina, dove si diplomò in ragioneria, per proseguire poi gli studi in giurisprudenza. Appassionato di arte e letteratura, D'Annunzio e Marinetti furono i suoi primi amori, che condivise con un gruppo di amici, tra cui Salvatore Quasimodo e Salvatore Pugliatti. Eppure, prima di trasferirsi nel capoluogo toscano, Lapira ebbe una folgorazione che lui stesso racconterà così. Non dimenticherò mai quella Pasqua del 1924 in cui ricevei Gesù Eucaristico. Risentii nelle vene circolare un'innocenza così piena da non poter trattenere il canto e la felicità smisurata. A 20 anni dunque la svolta, che già dopo un anno lo aveva portato a diventare terziario domenicano col nome di Fra Raimondo. Ma l'anima di Lapira era anche profondamente improntata al civismo, e per questo nel 1926 si trasferì a Firenze seguendo il suo professore Emilio Betti per un incarico all'università. Qui il giovane docente 22enne si stabilì in una modesta cella, la numero 6, presso il convento domenicano di San Marco, dove, a discapito della sua notevole carriera politica, scelse di alloggiare per tutto il resto della sua vita. La nuova città era in fermento, il fascismo imperava e ben presto si radicalizzò su posizioni estreme. Il varo delle leggi razziali fu, come per molti altri, un duro colpo per Lapira. Le sue pubblicazioni, da digressioni sull'opera di Dio, si spostarono pian piano verso un terreno più laico, giuridico e sociale, anche se il riferimento centrale rimaneva il messaggio principe del cattolicesimo: tutti gli uomini sono uguali. Si avvicinò dunque a Dossetti e Fanfani all'interno della Democrazia Cristiana e nel 1946 fu eletto alla Costituente. Dato il suo attivismo, la carta, ancora oggi in vigore, porta il segno profondo di Lapira. Il secondo articolo, ad esempio, è tratto da una sua formulazione, che segue un lungo ragionamento sul ruolo dello Stato in funzione del cittadino. La nuova Costituzione italiana è necessariamente legata alla dura esperienza dello Stato totalitario, il quale non si limitò a violare questo o quel diritto fondamentale dell'uomo, negò in radice l'esistenza di diritti originari dell'uomo, anteriori allo Stato. Esso anzi fu propugnatore ed esecutore di questa tesi: non vi sono per l'uomo diritti naturali ed originari, vi sono soltanto concessioni, diritti riflessi. Queste concessioni e questi diritti riflessi possono essere in qualunque momento totalmente o parzialmente ritirati, secondo il beneplacito di colui dal quale soltanto tali diritti derivano, lo Stato. Compito della Costituzione, dunque, è riaffermare solennemente i diritti naturali, imprescrittibili, sacri e originari della persona umana e costruire la struttura dello Stato in funzione di essi, lo Stato per la persona e non la persona per lo Stato. Ecco la premessa ineliminabile di uno Stato essenzialmente democratico. Fatta la Costituzione, Lapira fu eletto deputato nella prima legislatura repubblicana e fu nominato sottosegretario al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale nel governo De Gasperi V. Nel frattempo, nel 1951, fu eletto sindaco a Firenze e l'anno dopo lasciò l'incarico parlamentare per dedicarsi completamente al governo della città. Rimarrà alla guida di Palazzo Vecchio fino al 1965, con una nuova parentesi parlamentare tra il 58 e il 61. In quegli anni, infatti, eletto al secondo mandato da sindaco, dovette però dimettersi quando perse la maggioranza al primo voto sul bilancio comunale per il mancato accordo con i socialisti. Erano gli anni, infatti, in cui il PSI era ancora l'opposizione della Democrazia Cristiana e le trattative di Fanfani e gli altri avevano echi lunghi che si riflettevano sui territori. Ad ogni modo, a Firenze arrivò un commissario prefettizio, ma 3 anni dopo Lapira fu rieletto e tornò in carica. Tra gli atti principali, anche simbolici, del suo governo, la cittadinanza benemerita che conferì a Don Facebeni, fondatore della Madonnina del Grappa, mentre in termini urbanistici è ricordato soprattutto per la creazione del quartiere dell'Isolotto, che ospitava, insieme ad altre zone, moltissime case popolari. Già perché al centro di tutta la sua azione politica, fin da subito,
seguito vi fu l'impegno a dare risposta all'emergenza sociale e in particolare quella abitativa. Si batté contro gli sfratti, arrivando addirittura a ordinare la requisizione di immobili vuoti, attirandosi non poche critiche. Mise in atto un grande piano di edilizia scolastica che ritardò di almeno 20 anni i problemi in quel settore. Anche in termini economici l'impegno del sindaco fu indirizzato soprattutto alla collettività. Realizzò la centrale del latte, riaprì il teatro comunale e ricostruì 3 ponti distrutti dalle bombe, il Ponte Le Grazie, il Ponte Vespucci e il Santa Trinita. Forte fu anche il rapporto con Enrico Mattei, capo dell'ENI, a cui il sindaco chiese di salvare circa 3.000 operai del Pignone, azienda in crisi per i danni e la mancata riconversione in seguito al conflitto mondiale. Mattei accettò e nacque così il nuovo Pignone. Stavolta la pira fu tacciato di marxismo spurio da parte di Don Luigi Sturzo e celebre fu la sua risposta. 10.000 disoccupati, 3.000 sfrattati, 17.000 libretti di povertà. Cosa deve fare il sindaco? Può lavarsi le mani dicendo a tutti «Scusate, non posso interessarmi di voi perché non ero statalista ma interclassista»? Le critiche verso le sue politiche nei confronti degli ultimi, tuttavia, si fecero sempre più forti e anche piuttosto altolocate. Dalla metà degli anni 50, infatti, Firenze fu al centro di un vero e proprio braccio di ferro all'interno della Chiesa. Le scelte di Lapira furono sempre meno ben viste e definite spesso imprudenti. Religiosi vicini al sindaco, quale Ernesto Balducci e Davide Maria Turoldo, furono allontanati dalla città, mentre negli anni 60 arrivarono i processi per lo stesso Balducci e Don Milani. Forse anche per questo, anche se non rinnegò mai la sua fedeltà ecclesiale, Lapira allargò lo sguardo e portò la sua azione politica sul piano internazionale e nella ricerca della pace tra i popoli. Già nel 1952 organizzò a Firenze il primo convegno internazionale per la pace e la civiltà cristiana, creando una frattura unica e controcorrente nella divisione granitica della Guerra Fredda. Una porta aperta al dialogo che nel 1955 portò nel capoluogo toscano i sindaci di tutto il mondo che in Palazzo Vecchio firmarono uno storico patto di amicizia. Ma non finì lì. Lapira continuò tutta la vita a gettare i semi del dialogo sul campo arido della Realpolitik. Incontri, mediazioni, visite istituzionali a Mosca, Pechino, Varsavia. Nell'aprile 1965 organizzò a Firenze un simposio internazionale per la pace in Vietnam. Successivamente si recò ad Hanoi per incontrare Ho Chi Minh e redigere una proposta di pace. L'iniziativa fallì, forse a causa di una fuga di notizie, mentre duri attacchi giornalistici li furono rivolti in Italia. Eppure, quando più tardi la pace fu siglata, l'accordo presentava molti punti di contatto con quella prima bozza. Ma nonostante il rilievo internazionale del sindaco, in patria la sua carriera politica dovette fare i conti con le sabbie mobili dei partiti. Nel 1965, nonostante il suo forte consenso popolare, dovette lasciare anzitempo la carica di sindaco per divisioni interne alla DC. Nel 66 invece fu il suo stesso partito a negargli di correre per il terzo mandato. Sul fronte nazionale tentò una mediazione tra cattolici e comunisti sul divorzio, ma fu sconfitto dal referendum nel 1970. Nel 76, all'età di 72 anni, fu eletto deputato per la terza volta, ma morì l'anno dopo, il 5 novembre del 77. Fu sepolto nel piccolo cimitero di Rifredi a Firenze, accanto al suo vecchio amico Don Facibeni. Successivamente la sua salma fu spostata nella Basilica di San Marco. Il suo funerale fu un evento vastissimo, a cui parteciparono personalità di ogni estrazione, ambiente e gerarchia. Mentre l'anno civile inizia nel mondo intero il 1 di gennaio, a Firenze cominciava il 25 marzo, cioè il giorno che dell'Annunziazione, la data dell'Annunziazione. E quindi c'è una ragione religiosa e civile insieme. La storia, cioè, del popolo fiorentino, come la storia del genere umano, ha per suo inizio l'Annunziazione. Quindi è un quadro di fondo, indica alla storia futura la speranza del genere umano. La figura di Giorgio Lapira resta nella storia italiana e internazionale una delle più importanti per la creazione di metodi volti alla ricerca del dialogo tra i popoli. Per Firenze, invece, lui stesso definì la città che contribuì a creare un laboratorio dove poteva germinare una nuova politica di pace. Il quotidiano francese Le Monde scrisse di lui nel 1955: «Chi non conosce oggi questo piccolo uomo vivace e dolce, questo cristiano da shock, che si è lanciato nella politica pubblica senza nulla concedere alla potenza del denaro, né perdere nulla del suo temperamento d'asceta? Il fatto è tanto raro che sembra un miracolo».
Il pensiero evidentemente era così condiviso che nel 1986 fu avviato il processo per la sua beatificazione. Nel 2018 Papa Francesco lo ha dichiarato venerabile ed ha annunciato che presto sarà beato. Eppure, insieme allo sguardo rivolto al cielo, fu proprio la sua caparbietà nell'azione terrena a renderlo grande, l'impegno a riconquistare nelle politiche, come nella religione, la centralità della persona e della sua dignità al di là di ogni appartenenza. Il più realista di tutti, come lo descrisse l'amico Giuseppe Dossetti, e il più realista dei visionari, come aggiunse David Sassoli in un convegno in suo ricordo nel 2019, nel cuore della sua città, Firenze.